Ciao bimbi rossi, siete pronti a giocare con me con le vostre manine come facevamo a scuola? Bene, vi faccio vedere quello che serve. Per fare il primo gioco serve un piatto con della pasta dentro, sia piccola che grossa. E poi servono due ciotole, una piccola e l'altra invece più grossa. Il gioco consiste nel prendere con la nostra pinza fatta da pollice e indice, queste due dita, i pezzi di pasta, sempre solo con due dita, e mettere il pezzo di pasta piccolo nella ciotola piccola, il pezzo di pasta grosso nella ciotola grossa. Potete anche fare una gara con fratelli o con sorelle e vedere chi finisce per primo, chi è stato più veloce. L'importante però è sempre prendere la pasta con due dita e mettere grosso nel grosso e piccolo nel piccolo. E questo era il primo gioco. Per fare il secondo gioco serve uno strumento che avevamo usato anche a scuola. Eccolo qua, vi ricordate il suo nome? Si chiama imbuto e serve per travasare in genere i liquidi, ma noi questa volta lo usiamo per lo zucchero. Dovete prendere un imbuto, una ciotola con dentro lo zucchero e un cucchiaio. Mi raccomando, il cucchiaio va preso in questo modo, quindi pollice e indice con il medio sotto. Si prende un po' di zucchero col cucchiaio e facendo molta molta attenzione a non versare niente in giro, si versa nell'imbuto, lasciandolo cadere nella ciotola sotto. Mi raccomando, l'importante è fare movimenti magari anche lenti, ma precisi, in modo da non far cadere lo zucchero in giro. Poi, un altro gioco che a scuola era piaciuto molto era questo qua. C'erano dei bicchieri e un liquido dentro il bicchiere. Io in questo caso ho preso il tè per farvi vedere qual era il bicchiere pieno, ma voi potete tranquillamente mettere l'acqua del rubinetto, anche meno. Io qua ne ho messa tanta, ma voi potete metterne anche meno, e lo scopo del gioco è fare i travasi, ma farli in modo accurato, per cui si prende il contenuto del bicchiere e si versa senza versare l'acqua in giro nell'altro e si va avanti così. Lo scopo del gioco anche qua è non versare l'acqua in giro, mi raccomando. Poi per fare il quarto gioco serve una bottiglia. Eccola qua, una bottiglietta d'acqua che dovete aprire, svitare, perché dovete aprire svitando il tappo, mi raccomando, sempre con tre dita. Per cui guardate come faccio io, ho indice, medio, dall'altra parte il pollice e svitate il tappo. Poi dentro questa bottiglia, sempre con due dita, possiamo prendere una forma di pasta piccola, metterlo dentro e poi di nuovo avvitare il tappo. Ed eccolo qua, la nostra malacca sfatta. Poi per fare l'ultimo gioco serve una stella come questa disegnata. È un pezzo di carta da buttare via, diciamo che non serve più, da strappare. Per cui si prende con due dita, si prendono le altre due dita, si mettono così e si strappa il foglio. Quindi di nuovo nell'altro senso si strappa. Quando ottengo dei pezzettini piccoli, allora a questo punto devo andare a fare una bella pallina, bella stretta, mi raccomando, perché ci serve poi per decorare la stella. Quando ho finito di strappare tutto il mio foglio, prendo la mia stella, la coloro dentro di giallo e posso utilizzare le palline per metterla in tredice, per fare in rilievo il bordo, incollando le varie palline una accanto all'altra. Allora, questi sono i vostri giochi, fatemi sapere se vi siete divertiti e mi raccomando, continuate a giocare con le vostre manine. Ciao ciao!